settembre come tutti gli altri. È il 3 settembre della ripartenza, è il 3 settembre che segna un nuovo corso dopo una nuova era. Questo è il 3 settembre, è il 3 settembre dell'orgoglio, è il 3 settembre dell'identità. È il 3 settembre di una città che ha voglia di rinascere. Questo è il 3 settembre oggi. È il 3 settembre dove questa sera i facchini porteranno Rosa a casa. La macchina non è una cosa, non è un oggetto, è il simbolo di una città intera. Siamo tutti noi sotto la macchina questa sera per riportare Rosa a casa dopo 3 anni di sofferenza e ci aspettiamo che la macchina arrivi a casa, che Rosa arrivi a casa, perché Viterbo lo chiede! La macchina, il trasporto del 3 settembre, è un miracolo che si rinnova ogni anno ed è quello che può portare Viterbo fuori le sue mura. Questa sera tutti noi abbiamo la responsabilità di un grande trasporto, il primo trasporto dopo la pandemia, un trasporto di rinascita, un trasporto di ripartenza. Mi comunicano che il percorso è libero e quindi io consegno la macchina nelle mani del capo Facchino e portando Santa Rosa a casa e compiendo ancora una volta questo miracolo, portate Viterbo in alto nei cieli insieme a Rosa. Evviva Santa Rosa! Allora, c'è qui Vincenzo Fiorillo, che è il costruttore della macchina, che consegnerà al sindaco la macchina nella tradizione e il sindaco la affiderà al suo servizio. Prego. Sì, grazie Sandro, buonasera a tutti. Intanto vorrei chiedere scusa a tutta la città, alle persone che ci stanno aspettando. Purtroppo un tempo e un po' di situazioni, niente di grave, ma comunque ci hanno portato a un ritardo, quindi chiedo di nuovo scusa. E voglio ringraziare i facchini per il sacrificio che stanno facendo, ma la farò breve perché non stanno nella pelle, per trasportare Rosa a casa sua. A questo punto io consegno ufficialmente al nostro sindaco, la dottoressa Chiara Fantini, ufficialmente consegno la macchina per eseguire il trasporto 2022 e garantisco che la macchina è in perfetto ordine. La macchina a lei. Grazie Vincenzo, io l'ho già simbolicamente consegnata al sodalizio e vi chiedo di portare Rosa a casa. Scusate, dovete togliervi. Qua la squadra dei facchini avanti, per favore. I facchini, formazione per andare sotto, forza. Raga, l'ordine che sapete già. Prima di iniziare il trasporto vorrei chiedere a tutti un momento di silenzio e di preghiera per affidare alla protezione di Dio e di Santa Rosa i nostri facchini e chiedere che Santa Rosa non solo ci assista nel trasporto ma sia compagna di viaggio ogni giorno dell'anno. C'è un rapporto particolare tra Viterbo e Santa Rosa e particolarissimo tra i facchini e Santa Rosa, come colei che ci protegge ma anche ci indica la strada del bene ogni giorno dell'anno. E adesso, momento di silenzio e la benedizione dei facchini. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di Santa Rosa vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Evviva Santa Rosa! Evviva!
Grazie. No, per forza, per forza. Sono così. Grazie. Cioè, saremo a capo. A posto, vai. Siamo arrivati, ragazzi. Ricordate le parole dette? Tutti insieme cominciamo a farlo. Stiamo per compiere un'impresa grossa, dobbiamo andare veloci e dobbiamo soffrire questa serata. Però quello che ci dà forza, l'ho sempre detto, è quel sentimento che ci lega tutti quanti insieme, perché questa sera vi vedremo ancora una volta di sotto. Facchini Santa Rosa, siamo tutti del sentimento! Di Santa Rosa, sotto la ciuffa, fermi, fermi, non lo so, no, ma c'è gente che non ci dovrebbe andare. Hanno fatto una sosta abbastanza lunga a Piazza delle Erbe mentre arrivavano a Piazza del Comune. C'entra qualcosa quello che ha detto prima al Teatro dell'Unione? La Sapienza era vuota, io della Sapienza era vuota, dove facciamo normalmente una fermata non c'era nessuno, noi posavamo la macchina e non c'era nemmeno una persona che potesse dire Viva Santa Rosa. Quindi vediamo adesso se l'hanno sistemata, ma credo che chi abbia fatto un piano del genere non sappia niente né del Viterbo né della storia di Santa Rosa e che non ha ascoltato e non ha sentito nemmeno quello che so il nostro sodalizio per sentire, condivide queste cose. Piazza delle Erbe, Facchini fermi, la prima volta forse nella storia che vi siete fermati? Siamo fermati quando doveva venire Berlusconi nel 2008, ci siamo stati con un'ora circa. No, ci siamo fermati perché abbiamo cercato di risolvere il problema via della Sapienza che era completamente vuota, quindi sarebbe inutile fare la fermata lì al suffragio perché se non c'è nessuno che ci fermiamo a fare. Quindi il problema si è risolto e siamo ripartiti, ma si è trattato di 10 minuti. Allora, per il futuro voi chiedete comunque di rivedere un po' anche queste misure di sicurezza che comprimono un po' le piazze? Sì, certo, sarebbe il caso di vederle perché poi abbiamo visto che in tutte le altre piazze, in altre località, questo problema non si pone. Quindi cerchiamo di essere un po' più coerenti su tutto il territorio. Se la legge è una, deve valere per tutta Italia, quindi non si capisce perché in altre piazze c'è il pienone e qui ci sono delle norme un po' troppo restrittive. Vabbè, cercheremo di solo, intanto pensiamo a fare un bel trasporto. Ci sono stati altri problemi su altre parti del percorso di questo genere? No. Solo via della Sapienza, pure anche Piazza del Teatro oggi avete citato. Piazza del Teatro abbiamo risolto in 448, non è stato un gran problema. Piazza Portata Grande è tutto. Thank you.
bravi, bravi! Parto, c'è qualcosa che non va dalla parte, cosa facciamo allora? Calabiano, 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 piano, piano. Qualcuno vuole l'acqua? Sindaco, vuoi acqua?
Dai, 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 dai
questa ci toccava, chi l'ancora, questa è per Bocchino! Dai, Marco! Cala piano, 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 mettiamo laggiù, piano. Marco! Santa Rosa, fuori! Manuel Ciuffo al Sagrario, ti vediamo molto stanco. Abbastanza, una bella lunga, una bella camminata, il peso è sempre quello, non va via mai praticamente. E viene giù e rimane lì. Poi comunque pure il percorso è bello, è abbastanza piano, quindi il passo pure si tiene bene, insomma non è malvagio via. Tu l'avevi rifatto via Marconi? Io l'avevo rifatta come sostituzione in quinta fila Ciuffi dove sto adesso e basta. All'epoca ero, se non ricordo male, aggiuntiva, mi sa, quando abbiamo fatto via Marconi, aggiuntiva. Sì. Eravamo aggiuntive. E Oggi da Ciuffo, dopo, non posso negare che dopo 2 anni di fermo, insomma, si sente, ecco, poi penso che si vedono i risultati, cioè. Comunque quando uscite fuori dalla macchina si vedono facce molto stanche, sudate, quindi quanto portate ciascuno di peso? Questo non te lo so dire, so solo che viene giù, le mani fanno male, le braccia fanno male, la schiena comincia a far male, però è il sacrificio che si fa volentieri, soprattutto ecco, è un peso che viene giù e si sente bene, insomma. Questi 2 anni senza portare la macchina si sono sentiti stasera? Dico, secondo me un po' sì, visto, gli anni passano, comunque uno accumula, poi non so, forse è la cosa che uno ogni anno è abituato a fare sempre quelle cose e quindi non perdi mai il ritmo, 2 anni di fermo ti ha fatto perdere pure un po' il ritmo, però noi con la testa, col cuore, con la forza, voglia, ci siamo. Stiamo a posto, insomma. Settima fila, sotto! Sotto! Infatti aveva detto questa cosa Piazza del Sagrario! Facchi di Santa Rosa! Siamo tutti nel sentiero!
A chi di Santa Rosa? Sotto la giunta Fermi! Fermi! Sollevato Fermi! Via le corde, vai! Visto! Visto! Andiamo! Forza, Lega! Visto! 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 Forza! Guardami.
respiro. Respirate, respirate. Allora, ora dobbiamo fare qualcosa. Vi ricordo il nostro fratello Mazzino, se no chi si accela? Dietro. Carrini su da Mauro! Fa su, eh? Ma chi di Santa Rosa? Cavalletti, eh! C'è la Andiamo piano, piano, piano. Posto, 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 posto. Evviva Santa Rosa! Evviva! Santa Rosa! Evviva! Evviva Santa Rosa! Evviva! Santa Rosa fuori! Bagno sì, bagno sì, qua, vai, vai, un'altra, c'è un'altra, qua, due qua, pronti, 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 dai, pronti insieme, uno, due, tre,